Siamo in piazza Giosia Monti, a Quinto Romano. È una piazza molto interessante perché fra tutti i borghi di Milano è una delle meglio conservate. Non è una grande piazza, ma appunto per questo è interessante, proprio perché le piazze non erano grandi nei borghi milanesi. Adesso vedremo, facendo il confronto con le fotografie d'epoca, quanto è stato conservato e quanto invece non c'è più. Ci serve anche per capire che cosa si è sbagliato, che cosa si doveva conservare, cosa invece non si doveva conservare e evitare possibilmente in futuro di ripetere gli stessi errori. Ecco, Giosia Monti era il sindaco di Trenno. Quinto Romano infatti ricadeva sotto il comune di Trenno. Sindaco Monti passato alla storia per essere un benefattore, e non a caso gli hanno dedicato la piazza. Allora i sindaci potevano permettersi di essere benefattori perché erano tutti molto ricchi, erano essenzialmente i possidenti terrieri di queste zone. Questo è l'angolo più antico di Quinto Romano. Questa è la piazza Giosuè Monti. E lì, in quel punto, potete vedere una panetteria. Quella panetteria lì c'era anche il secolo scorso. Non c'è più la casa che vedete nella vecchia foto. Questo condomino, che comunque non è malvagio, non è tra le cose peggiori, come si può vedere, riprende l'arco che già era presente a suo tempo. Un'altra cosa che si può notare è che questo negozio sembra esserci ancora, mentre i camini sopra la cascina non ci sono più. Un'altra cosa notevolissima è la presenza nella piazza di un grande numero di bambini, di ragazzi. Ecco, questa è una caratteristica che oggi non c'è più. I bambini e i ragazzi in quella piazza oggi non giocano. Ecco, sempre nella stessa piazza c'è questa magnifica villa che probabilmente è la parte più antica di Quinto Romana, forse anche la parte più bella, l'edificio più bello, che però non si integra, come vedete, col resto del borgo, che è tutto diviso da reti, muri, macchine parcheggiate. Così, alla rinfusa. Le macchine impietose parcheggiano anche davanti questa lapide che ricorda dei partigiani rimasti uccisi durante l'ultima guerra mondiale. Qui vale la pena di ricordare che questi quattro partigiani avevano tutti tra i 20 e i 24 anni. Uno in particolare è stato fucilato proprio qui davanti, aveva 24 anni. È stato preso dalla famigerata brigata Mutti, era stato trovato in possesso di una pistola senza autorizzazione e fucilato immediatamente qui in questo posto. Questo muro peraltro andrebbe salvato perché è veramente antico, è fatto ancora con i mattoni cotti al sole,
si sta praticamente sgretolando. Ecco, qui in fondo c'era la chiesa del XVII secolo, di cui però si ha solo questa immagine, questa fotografia. C'era vicino all'ingresso questa parete fatta a grotta con una Madonna in mezzo, riprendeva la Madonna di Lourdes. La chiesa non c'è più, la Madonna di Lourdes è stata portata in un altro posto che poi vi mostrerò. La chiesa antica, come dicevo, è stata abbattuta. Non abbiamo una foto completa di quella chiesa. Sappiamo che aveva un campanile che è stato costruito a spese del comune. I campanili erano importanti perché facevano sentire le campane, fino ai campi. E le campane erano anche un mezzo di richiamo. La chiesa è stata abbattuta e al suo posto è stata costruita questa. La grotta di Lourdes è stata messa qui, in questa piazza, trasportata da dove era e collocata qui. Ecco, la statua della Madonna anche. Questa qui è un'imitazione della grotta di Lourdes. Questa fotografia è forse la più significativa di quelle d'epoca che abbiamo pubblicato su questo video. Mostra la processione che si è tenuta il 29 agosto 1936 per l'inaugurazione della grotta di Lourdes di Quinto Romano. Ecco, la vedete, anzi non la vedete perché è coperta dai drappeggi, però si vede la statua della Madonna, che è imitazione di quella di Lourdes, che è trasportata da alcuni militari in divisa coloniale. Sono reduci della guerra d'Abissinia. Diciamo che la foto è molto significativa perché mostra esattamente una fotografia del tempo. Allora, la festa della grotta di Lourdes di Quinto Romano si teneva l'11 febbraio, perché nel 1858 c'è stata la prima apparizione. Però l'11 febbraio del 1929, come saprete, è anche la data della firma dei patti lateranensi. Ecco quindi che questo 11 febbraio, Lourdes, Parti Lateranensi, assume qui un significato particolare, unisce le due cose e la presenza dei militari è sicuramente la manifestazione più chiara e più evidente degli eccellenti rapporti esistenti allora fra lo Stato italiano e la Chiesa. Tra l'altro bisogna ricordare che lo Stato del Vaticano è stato il primo a riconoscere l'impero coloniale. E nonostante tutto il mondo avesse sanzionato l'Italia per i genocidi e i crimini di guerra compiuti dalle nostre truppe in Abissinia, in Etiopia e in Eritrea e anche in Libia. Che cosa possiamo dire adesso di questa chiesa? Beh, intanto è stata costruita alla fine degli anni 50. E pagando un caro prezzo, cioè buttando giù la chiesa del 600 che c'era prima. Mentre però la chiesa precedente si integrava perfettamente nel paesaggio del borgo, questa è totalmente avulsa, totalmente fuori scala. Il borgo ha un'altezza massima di uno o due piani, questa chiesa raggiunge i 7-8 piani. Ecco, la piazza è stata dedicata alla Madonna della Provvidenza, però direi che di piazze dedicate alla Madonna ce ne sono tante. Se questa l'avessero chiamata Piazza Quinto Romano, probabilmente sarebbe stato meglio.